Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina sono in giro già di mattina presto perché devo fare un po' di commissioni. Ho anche lo zainetto e la borsettina, anche perché nello zainetto metteremo le cose che dobbiamo andare a comprare. Stamattina staremo anche stamattina tutto il giorno in giro. Di un'altra volta mattina, Kati. E visto che vi è piaciuto l'altra volta, settimana scorsa, il vlog, comunque ve lo lascio giù nell'info box dove siamo andati in paese e vi ho mostrato una cosa, e se non l'avete visto appunto ve lo lascio giù nell'info box, così cliccate il link e lo vedete. Oggi voglio riproporlo, anche perché amo di più fare i vlog in giro che fuochi in casa, anche se in casa mi piace tantissimo, però in casa ovviamente oltre alle pulizie magari ci trucchiamo insieme, proviamo nuovi prodotti, invece fuori è bello perché andiamo a fare shopping, andiamo in giro, visitiamo dei posti, è bellissimo. Comunque oggi appunto è uno di quella tipologia dove andremo. Ho finito il dentifricio, ragazzi, stamattina mi sono alzata, non ho lavato neanche i denti, cioè schifosa numero uno, però ho finito il dentifricio, quindi stamattina dobbiamo andarlo a prendere. Però voglio andare a bere il caffè, andare al panificio, però prima tappa assolutamente posta. Ho la mano perché c'è sull'indirizzo, perché come vedete ho un mega paccone da spedire. Quindi prima andiamo in posta e poi andiamo a fare tutto il resto delle cosine. Perché c'è il cielo azzurro ed è anche una magnifica giornata, quindi proprio azzeccato il giorno per andare in giro a camminare. Guardate che cielo, e lì ci sono le montagnone. Arrivati in posta e adesso spedisco il pacco e ci vediamo quando esco. Ok ragazze, mi sono liberata del pacco, adesso ho solo lo zainetto e la borsettina. Comunque adesso andiamo a bere prima un caffè e poi facciamo tutti i nostri giretti. Sono super gasata stamattina perché, ragazze, non so se ne avete visto nella clip cosa ho trovato. Ho trovato due giornali a 1,50 euro. Io è raro che compro riviste, infatti non le compro quasi mai, mi bevo solo il caffè. Bevendo il caffè stavo guardando un po' il reparto perché fa anche un po' di edicola al bar. E ragazzi, ho trovato due giornali, a casa ve li faccio vedere, li guardiamo con calma. Con due fondotinta di Essence dentro, ma che figata! No vabbè, e poi 1,50 euro l'uno, cioè tutti e due i giornali. Io ho pagato qua 4,50 euro al bar, sì. Due giornali e il caffè. Top. E due fondotinta di Essence ho raccattato stamattina. Cioè, più bello di così. Wow! Adesso comunque andiamo assolutamente a cercarci aiuto, sono tutta gasata, si vede. Io quando si tratta di make up sono la gioia numero uno. Comunque adesso andiamo assolutamente, il caffè l'ho preso, apposta fatta, andiamo a prendere il dentifricio. Il dentifricio mi sa che ci fermiamo dentro alla Conad. O alla Conad o alla Sigma. Vediamo come mi gira. Alla fine mi è girato di andare alla Conad, andiamo a prendere il nostro dentifricio. Scorta di dentifrici fatta, poi a casa vi faccio vedere tutto bene. Qua stanno facendo anche i lavori e adesso andiamo dal panettiere. Ho fatto praticamente spesa dal panettiere. Ho il sacchetto super super carico, anche se sembra chissà cosa, però alla fine ho preso quattro cose, però buonissime. Poi comunque a casa vi faccio vedere. E adesso vediamo dove andare, lo scopriremo.
Ecco, in tutto ciò mi sono dimenticata di comprare l'insalata, quindi visto che qua c'è la Sigma ci fermiamo anche da Sigma. Oggi mille tappe, ragazze, da Sigma, speriamo di trovarla perché l'unica che a me piace è l'insalata iceberg, quindi vediamo se la troviamo. Arrivati alla Sigma e adesso vediamo. Preso tutto anche da Sigma, alla fine dall'insalata ho preso anche altro, classico Micati. Comunque adesso con tutta questa bella giornata ci dirigiamo a casa, che tanto io 20 minuti di camminata ce l'ho. Da 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 da! C'ho lo zaino, la borsa e una borsa della Sigma. Più perfetto di così non ce n'è. Io ogni volta che vado in paese a piedi poi mi fermo al ruscello, guardate che meraviglia. Sembra un piccolo pezzettino ASMR di video con l'acqua. Che bello! Comunque adesso vado piano piano con calma a casa. È bellissimo, io amo le belle stagioni, anche se il troppo caldo, anche se è strano perché io arrivando da Milano il troppo caldo, cioè dovrei essere abituata, però devo dire ragazzi che credetemi il cambiamento che ho fatto, cioè in realtà sono qua dal 2015, visto che me lo chiedete in tanti, quando mi sono trasferita qua, mi sono trasferita nel 2015, ma credetemi che l'aria della montagna e l'aria della città non c'è neanche paragone, perché l'aria della montagna c'è lo in città, c'è lo smog, è tutta sporca, è soffocante, è un caldo soffocante. Invece qua è l'aria pulita, anche se devo dire che quando picchia luglio il sole, boh, io non vedo differenze tra la città e la montagna a livello di caldo, non a livello di aria. Comunque adesso cammino e ci vediamo a casa. Volevo farvi vedere che stavo camminando e devo andare in là, però ho tutta quella strada lì da fare, però non mi interessa perché è una bella giornata e guardate, è rilassantissimo. Ah, che meraviglia. Arrivata a casina, ragazzi, che carino che è il mio suocero. Sono arrivata a casa e ho trovato il camino pulito. Ma vabbè, adesso comunque mi spoglio, ho tutto sul tavolo, lo zainetto con le cose che vi devo far vedere e la borsa della Sigma, così dopo vi faccio vedere bene tutto quello che abbiamo preso stamattina. Adesso mi spoglio perché sono anche un po' sudata. E in tutto ciò si sono fatte le 10, sono 2 ore, sono stata in giro stamattina, wow. Oggi ho messo anche questo maglioncino arancione, cos'ho qua? Ah no, è l'ombra della Canon, super super colorato, troppo bello. Comunque adesso faccio tutte le mie cosine e poi vi faccio vedere bene tutti gli acquisti. Allora, svuotiamo prima il reparto edicola di quando eravamo andati a bere il caffè e panettiere. Dal panettiere ho preso un po' di bustine di tè, come se non ne abbiamo abbastanza, però diciamo che tra tutti quelli il Cri ne beve 2 tipi, adesso vi faccio vedere. Questi sono la maggior parte i miei di tè e tisane. Ed eccoli qua, ne ho prese un po' di bustine perché il panificio li vende sciolti, allora ne ho prese un po'. E sono questi qua della linea Club Cave e questi qua è il Supremo. Poi c'è questo qui, tè verde menta, questo è sempre Supremo. E c'è il suo preferito che è questo qua, che questo qua contiene tè verde e gelsomino, però ne aveva solo una bustina, quindi amore perdonami ma ne ho trovata solo una. Poi gli ho preso 2 di questo latte qua, fresco di montagna, che il Cri ama tantissimo. E se avete visto il video spese Eurospin, ve lo lascio giù nell'info box, ragazzi, abbiamo fatto una mega spesa di 300 euro. Poi comunque se non l'avete visto vi lascio il link anche di quello, sia del vlog dell'altra volta sempre in paese che di quello dell'Eurospin. Comunque non abbiamo preso il latte perché il Cri adesso si è innamorato di questo e quindi ogni tanto ne andiamo a prendere. È fresco, non è a lunga conservazione, quindi dobbiamo tenerlo per forza, cioè dobbiamo comprarne 2 alla volta per forza.
Mamma mia, che capelli tutti disordinati. Comunque il pane non l'ho preso perché il pane ho già la scorta in freezer giù lì sotto. Io li congelo sempre, prendo sempre 2 euro di pane dal panificio, ma l'ho preso l'altra mattina. Quindi diciamo che con 2 euro di solito mi vengono fuori, mi prude qua, non so perché. Comunque con 2 euro mi vengono fuori 7-8 panini, poi lo mangio sempre io. Il CRI è raro che mangia il pane, io invece un panino di 2 giorni devo averlo e quindi mi faccio la scorta, però ce l'avevo quindi non l'ho preso. E l'ultima cosina che ho preso per il CRI sono le 2 briochine alla crema pasticcera, no, una alla crema pasticcera, scusate, quella lì, una alla marmellata, perdon. Comunque questi erano gli acquisti dal panificio. Adesso passiamo a Sigma. Li ho già messi anche nel porta dolcini, quindi adesso lo chiudo almeno fino a stasera, visto che oggi non viene a casa a mezzogiorno a mangiare. Comunque prima di Sigma, ragazzi, volevo farvi vedere le ultime 2 cosine dello zaino che avevo. Eccole qui, questi sono i giornali che ho trovato in edicola con dentro il fondotinta di Essence, ragazzi. Cioè praticamente è il, questo qua non l'ho mai provato, ed è lo Stay All Day 16 ore. Ne ho presi 2, vi spiego, perché una è la colorazione 15 e l'altra 20. Non sapendo qual era la mia, poi al prezzo di 1,50 euro, cosa che il fondotinta solitamente costa dai 5 ai 6 euro, e io con 1,50 euro ho giornale e fondotinta, ho detto prendo tutte e 2 le colorazioni, in tutto mi è venuto a costare 3 euro. C'è scritto proprio qua in alto, se riuscite a leggerlo, ma no, aspettate perché non si vede, ah sì, qua, spero che si veda, 1,50 euro comunque è costato, e ho preso sia la 15 che la 20. Questo è il fondotinta, cioè io amo, che tra l'altro questa cosa del make up nelle riviste l'ho vista su Instagram, che tra l'altro venitemi a seguire se non mi seguite, vi lascio il link qua sopra, da Eleonora. Cioè Ele mi ha fatto scoprire una meraviglia. Cominciamo. Visto che da Rospin oltre al latte non ho preso la carta igienica, ma il latte non l'ho preso volutamente, ma la carta igienica l'ho dimenticata, a 1,69 euro l'uno, e rovescio anche il bicchiere, meno male che era vuoto, ho preso la carta igienica, ho preso 2 pacchi giganti, all'interno ce ne sono 10, vedremo, è la prima volta che la prendo, della marca Primo, sono 10 rotoli pura cellulosa, comunque carta igienica, 2 pacchi. No ragazzi, ho trovato una colombina a 50 centesimi che si vede che sono tutte le cose rimaste da Pasqua, non potevo non prenderla, cioè a 50 centesimi c'era sia quella delle Hot Wheels che quella della Barbie, e ho voluto prendere quella della Barbie, magari in un vuota itine day la mangiamo per colazione, troppo sfiziosa, io se non compro qualche cagatina, se si può dire, non sono io, non sarei Katy. La mia insalata finalmente per oggi a mezzogiorno, che vi dicevo, questa qua della Terra e Vita, insalate belle pronte, cuori di iceberg. L'unica cosa che, ragazze, ripeto, se avete visto il video su Eurospin, da Eurospin 99 centesimi, questa l'ho pagata 1,99 euro, cioè vabbè, direi che Sigma è proprio cara. E a 99 centesimi ho voluto provare questa qua della Vita Snella Depuratè, è praticamente un tè alla pesca diluito, c'è l'acqua Vita Snella all'interno con erbe depurative, rosa canina e melissa, e con estratto di foglie di tè, con foglie di tè. Sono proprio curiosa di provarlo, e oggi a merenda ce lo beviamo sicuramente con qualcosina. Fatemi sapere se l'avete mai provata questa bevandina qua, io non l'ho mai provata assolutamente, però mi ispirava troppo, c'erano diversi gusti, io ho voluto prendere questa, quindi in tutto 7 euro. Adesso finalmente vi faccio vedere le ultime cose che abbiamo preso da Conad, i dentifrici. Oggi devo dire che ho fatto tantissime commissioni, ma finalmente ho preso tutte le cose che mi ero dimenticata, adesso in casa abbiamo todos. Intanto volevo salutare anche Sara Scaglione, qui ti mando un bacione tesoro, è una nostra nuova iscritta che si è iscritta, diciamo, a questo canale ed è diventata parte della nostra piccola famiglia che abbiamo, anche se sta diventando sempre più grande, ragazzi, stiamo arrivando quasi a 4.000 iscritti, non ci credo ancora, grazie davvero di cuore, vi abbraccio tutte e vi mando un bacio. Quindi ciao tesoro a Sara Scaglione, e se volete essere salutati nei miei video, come dico sempre, ormai nei miei video c'è questa clip sempre, ve lo dico, commentate sotto nei commenti con hashtag salutami, io vi pesco e piano piano saluto tutti. Un bacione, e adesso vi faccio vedere le ultime cosine da Conad e poi è terminato il vlog. La
Conad ho preso questi tre dentifrici. Ragazzi, mi sono accorta adesso. Cioè, io posso essere così stupidina nella mia vita? No. Allora, ho preso il mio preferito, che è questo qua assolutamente, tutti della Z, ma ragazzi adesso vi spiego perché vi dico così. Ho preso il mio preferito, tutti erano più 15% gratis, 3 in 1, questo è il mio preferito perché sbianca, rinforza e protegge, freschezza istantanea, 3D White, il mio preferito in assoluto, costavano tutti 1,69€, li ho trovati. E poi ragazzi, questi due perché li ho presi? Adesso mi dite perché, vi spiego, questi sono per i bambini di 6 anni. Non ho parole. Comunque, questo è multiprotezione, controllo del tartaro e tutto quanto. E questo è per le carie gel dei bambini. Ma cosa ho preso, ragazzi? Non ho bambini. Vabbè, comunque si useranno lo stesso. Questi erano i tre dentifrici, comunque, ragazzi. Questo è il mio preferito in assoluto. Fatemi sapere il vostro dentifricio preferito. No, vabbè, ma posso essere così stupidina? Vado in paese per comprare i dentifrici e compro il mio preferito e quelli per i bambini di 6 anni. Ma ditemi se si può essere così. Comunque io, ragazzi, adesso proseguo la mia giornata. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, perché non voglio farlo diventare un vlog casalingo. E allora lo termino qua. Spero che sia stato di compagnia come sempre. Io vi mando un bacino. Comunque questo colorino, fatemi sapere se vi piace. Bello illuminante o sbaglio? Mi illumina il viso. Non vedo l'ora di provare anche i nuovi fondotinta di Essence che ho trovato. Cioè, ragazzi, davvero, un fondotinta costa 5-6€ di Essence, che comunque è sempre economico. Però trovarlo in una rivista 1,50€ con giornale fondotinta, ho fatto bene o no a prendere tutte e due le colorazioni 15 e 20? Anche se la 20 spero che sia... cioè, penso che la mia sia la 15, perché dell'altro fondotinta ho la 15 di Essence, quindi il 20 al massimo lo userò in estate, e comunque quando sarò bella abbronzata, se ci abbronzeremo quest'estate. Un bacio, ciao!